Adesso però attenzione, c'è una super cassettiera. E c'è lui, Renato Balestra! Ma che bello averti qui, Renato! Grazie, grazie. Tu sai come funziona la nostra cassettiera? Ad ogni cassetto corrisponde un oggetto che praticamente ricorda un pezzo della tua vita. Quindi partendo dal basso, io trovo una corona. E per te o per le tue regine? Ma anche per me, Renato. Per cui... Bella. Ma fintissima, tu hai conosciuto le corone vere. Sì, qualche volta mi è successo, come no. Ma ne ricordo diverse poi nella mia carriera. Quella che ti è piaciuta di più, la regina che ti è piaciuta? Ma una regina che è stata una delle donne più belle del mondo, per esempio, che è la regina Sirikit di Thailandia. Ah, ecco, la stiamo vedendo. Stiamo vedendo, sì. E infatti è prima o dopo una mia sfilata. Io ho fatto molte cose per la charity della regina, cioè per i poveri, per le cose, le sue associazioni benefiche. Per cui è stato molto bello, è stato molto bello. E questo è un abito che io ho fatto apposta per lei, per la sua beneficenza. E l'ho chiamato l'abito più costoso del mondo, perché è fatto di migliaia di orchidee vere. Sono stati intessuti in una notte, wow, credo da 300 persone, su una rete d'argento che io ho portato, e durante la notte 300 persone hanno attaccato queste orchidee. Perché io l'ho chiamato l'abito più costoso del mondo, perché dura una notte. Certo. Il giorno dopo le povere orchidee erano tutte andate. Beh, l'Oriente ha sempre ispirato moltissimo le tue creazioni, e dovremmo avere proprio quell'abito. Benissimo. Io so che la tua collezione quest'anno si ispira all'Oriente, come mai? Ma perché è un paese romantico, un paese molto femminile. Credo che tutte le donne abbiano qualcosa da imparare dalle donne orientali. Questo è un copricapo delle danzatrici di gala thailandesi. Ed è un copricapo fatto tutto d'oro, oppure oro argento come in questo caso, ornato da un sacco di piccole pietre che brillano naturalmente quando danzano. Non solo reali e teste coronate, ma anche le donne più ammirate di successo del mondo, tipo Julia Roberts. Tu l'hai vestita? Io l'ho vestita proprio, anzi è cominciato le prime volte che è venuta a Roma, e questo infatti era un mio vestito per un servizio fotografico americano. Cosa le piaceva indossare? Com'era Julia Roberts da ragazzina? Sai, le attrici di Hollywood di solito non sono così strane come sembra, sono delle donne molto, molto carine, molto semplici, molto, o perlomeno con me lo sono state. E John Collins? John Collins è molto simpatica. Ah, vedi? Sì. Io l'ho conosciuta perché mi ha invitato al suo matrimonio, uno dei tanti, l'ultimo, e mi ricordo che erano tutti vestiti di bianco. Poi sono dovuto andarla a trovare a Dynasty, dove lei faceva la famosa serie. E poi è venuta a Roma, e mi ricordo l'ultima volta a Roma è venuta con George Hamilton, che è anche un grande amico mio. Ma io non l'ho trovato, l'unica volta forse, è venuta una squinzietta francese, che non era famosa per niente, è venuta da me e dice: io voglio un abito fatto da lei, il mio sogno, eccetera, però lo voglio come Chanel. Dico: signora, lei vada da Chanel. Sei stato corteggiatissimo anche dalla musica, Laura Pausini, in occasione di un suo importante evento, ha voluto una tua creazione. Sì, più di una volta, è stata anche lei molto molto carina, come sempre, e poi una grande cantante, per cui io amo la musica, amo tanto la musica. Ma questo lo devo tenere o me lo metto? No, di solito gli oggetti poi li lasciamo qui. Posso mettere là. E andiamo al prossimo cassetto. Grazie. Ah, attenzione, scusami. Ci sono dei pennelli, una tela e una tavolozza. Sembra la Tosca.
No. Dunque, io penso, almeno penso, che questo è perché io ho amato molto dipingere. Io ho cominciato a dipingere che ero un ragazzino, proprio, non so, a 12-14 anni. E mi ricordo, c'è un episodio molto carino, perché il mio primo quadro era il ritratto di una ragazza, così un po' a Cézanne, diciamo. Così. E uno dei miei parenti era un pittore molto famoso, il quale è venuto orgoglioso, gli ho voluto mostrare questo quadro. E dice, Renato, tu c'hai talento, però le ombre non sono nere. Le ombre colore, cantano. Da quella volta sono state sempre gialle, verde, rosse, blu, naturalmente. Ma ho sempre continuato un po' a dipingere perché mi piace molto. Ma la moda, quindi, com'è arrivata? Come sei diventato Renato Balestra? Ma la moda è arrivata contro di me, in un certo senso. Ma come senso. Contro di te? No, perché? Ecco, perché io volevo fare... Il mio sogno era fare musica, per cui pianoforte. Io ho cominciato a suonare che avevo 7 anni o 6 anni. A mia madre piaceva molto la musica. E poi io volevo fare quello. Ho studiato per 20 anni. Soltanto mio padre era ingegnere. I miei zii erano ingegneri. Avevano un'impresa di costruzione. Devi essere ingegnere. Io no, non voglio essere ingegnere. Insomma, per accontentare loro ho fatto ingegneria. Però questo ha voluto... E ti sei laureato? Che io lasciassi, ma ho voluto che lasciassi il pianoforte. Ah. Sì. Però volevo sempre qualcosa di artistico. Un bel giorno ero ancora all'università, un racconto molto buffo. Era all'università una mia amica che... Io seguivo così un po', tipo gattone. Piaceva. Mi piaceva. E voleva farsi un abito. Aveva una stoffa che mi ricorderò sempre tutta la mia vita. Era celeste con dei panni blu scuri. E non trovava niente. Guardava Vogue, guardava Bazar, eccetera. È un po' lunga la storia. Finalmente eravamo al mare, così belli distesi a prendere il sole. E i miei amici dicono, ma tu disegni sempre, perché non le disegni un vestito? Dico, no, non ho mai seguito la moda, non so cosa sia. No, mi dispiace, non posso. Sono andato a casa, ho detto, ma non posso fare questa cosa, faccio un disegno. Gliel'ho portato il giorno dopo, questo, io vorrei averlo perché sarà stato uno sgorbio tremendo, perché non sapevo come si disegnava un abito. E io da questo so fare. L'ha portato alla sua sarta, la quale dice, ma dove l'hai comprato? Chi è questo figurinista? Ma dice, io non, no, è un mio amico che fa ingegneria. E la cosa finisce là. Questo sì, se l'è fatto fare. Dopo circa 6 mesi... Ah, quindi l'abito ha preso forma, cioè dal bozzetto ha preso forma, un abito. Sì. Ma la cosa è questa. Dopo 6 mesi circa riceviamo una telefonata. Dice, guardi, io l'ho mandato alla Camera della Moda di Milano e vogliono vedere questo ragazzo che disegna così bene. Dice, c'è una casa di moda in particolare, si chiamava Iole Veneziani, era una delle più grandi case italiane in quell'epoca, dice, l'aspetta a Milano. Dico, ma quella è matta perché io non so cosa fare. sto laureandomi in ingegneria. Sono andato, è capitato di passare per Milano, dico, ma questa è un'avventura, io quasi la chiamo. L'ho chiamata e mi dice, lei disegna la mia prossima collezione per Firenze. Così. Ecco la signora, ecco. E dico, per Firenze. Ma è vero che all'inizio non te la cavavi benissimo? Come? No. No, perché non sapevo niente. E allora mi vedeva sempre, invece di disegnare, che sgobbavo a portare tessuti in giro per la sartoria. E dice, ma non deve fare questo, lei deve disegnare. Dice, lei non lo sa, ma dentro di me pensavo, ma io le porto in magazzino e chiedo che stoffa è questa, perché non le conoscevo. Allora, piano piano, a forza di portare pacchi di stoffe, ho imparato i nomi delle stoffe. Da Milano lui torna a Roma e apre il suo primo atelier. Sì, ma la cosa non è finita là, se ho tempo ancora piccolo. Un giorno questa signora però si è meravigliata, forse che qualche cosa non andava. Mi dice, ma lei non ha mai visto un'altra casa di moda, ha visitato, ha mostrato i disegni? Dico, no, perché da ingegneria sono venuto qua. E la cosa finisce. Io sono molto orgoglioso perché questa cosa mi ha un po' così rabugliato. E dopo 2 o 3 giorni torno da lei e dice, ma mi porti quei disegni perché c'è qualcosa che mi piace molto. Io glieli porto. No, non glieli porto. Dico, no, mi dispiace, non ce l'ho. E come non ce l'ha? Dico, sono andato. Mi ha detto, perché non ho visto altre case, sono andato, me l'hanno comprati tutti. Da quella volta le mie quotazioni sono salite alle stelle. Cioè, talentuoso di natura. Eh sì,
Scusa, quando torni a Roma col tuo primo atelier, non passa anche Ava Gardner? Passa anche Ava Gardner, perché io avevo, oltretutto, già conosciuto Eva. Perché avevo... Ma vabbè, poi l'ho conosciuta. No, è giusto, mi piace. Perché avevo disegnato i costumi, ma non direttamente, per un'altra casa di moda, che era Restore Fontana, e avevo fatto La Contessa Scalza, che è stato un famosissimo di Mankiewicz, film di Ava Gardner. E devo dire una cosa, quando mi chiedono la più bella donna che tu hai visto, penso che sia stata Ava Gardner. Bellissima. Sì. Dagli occhi verdi. E qui c'è una casetta. In Canada. Com'era la canzone, te la ricordi? Avevo una casetta piccolina in Canada, con tanti pesciolini, tanti fiori di lilla, ma quella casetta non mi ricordo più, qua finisce. Perché ad un certo punto la casa di Renato diventa una casa molto famosa. Ah. Per colpo, per merito, questo non lo so, di Piero Chiambretti. È vero. Ma perché Piero conosceva la tua casa? Non conosceva la mia casa. E chi glielo dice che la tua casa era bella? Che ne so. No, io avevo già fatto 2 anni di trasmissione in televisione con la mia prima trasmissione, dove il primo anno parlavo di gioielli, il secondo sì, parlavo... Però a casa tua non ce l'ha mai entrato. Però a casa mia mai. E, ho fatto un'intervista per Piero e lui mi ha detto: tu sei molto spigliato, così mi piaci, se farò una trasmissione ci sarai dentro anche tu. Io poi ci ho mai pensato, è come per la moda, non avevo pensato sì. A questo. E lui mi ha chiamato: sto facendo questa trasmissione, vorrei che tu facessi una tavola con tutti i nobili, soltanto i nobili. Provali, insomma, io frequentavo anche quelli, però è difficile che una principessa del sangue venga in trasmissione. Per cui non è stato molto semplice, però... Qualcosa era accattato, però. Sì, poi è andato tutto bene, è andato bene, è stato molto difficile per me, perché ho dovuto risciacquare il mio italiano intanto, perché parlavo veneto, non parlavo italiano, e poi, stranamente, non mi faceva mai sapere di che cosa avremmo parlato. Dice, io ti voglio in sorpresa perché riesci di più. E infatti è così, cosa parleremo stasera? E poi arriva, insomma è andato. È andata benissimo. Chiambretti c'è. Contro il suo volere, le telecamere della Grande Sorella sono entrate veramente nell'intimo di Renato Balestra. Allora dico, i bambini vadano a dormire, perché quello che vedremo certamente è molto hard. Ora è 6:30. Il nostro cucciolone sta dormendo. Il suo cameriere gli dà delle mele, frullato di carote, ed eccolo qua. La barba, momento anche questo molto delicato, si guarda, si ama, è un egocentrico. Si lava con il latte, vediamo i pettorali, sempre bellissimo, anche la prima mattina è qui nudo. Gambe da cigno, attenzione! Ed eccolo nella schiuma. Sono immagini che parlano da sole, non vorrei aggiungere nient'altro, è già in grandissima forma a quest'ora. Ti divertivi a fare TV, ti piaceva? Molto, molto, ma questa non me la ricordavo. Non te lo ricordavo? No, ricordavo una lite, perché gli autori volevano in tutti i costi che in questo momento io mi mettessi in una vasca. Io ho una vasca un po' grandina a casa, in questa coperto di petali di rose. E io mi sono rifiutato, neanche Marilyn Monroe ho detto. Abbiamo dirottato su questa specie di doccia, insomma, così. Ma mi... E poi una doccia è più sexy, no? Beppe Convertini, non è meglio vedere una doccia che tu puoi pensare alla vasca con i petali di rosa? Cioè, ha ragione. Beh, ora diciamo che dipende. Non vuoi andare contro gli autori? Che domanda mi fai? Capito? Non, è vero che è iniziato il nuovo anno. Beh, credo che la doccia, che sia un uomo o una donna, è sempre più sexy. Oh, bravo. Però una donna
in una vasca da bagno. Vabbè, ma Renato Balestra. No, non nel caso di Renato. Con ho tutto il bene che ci vuole. Appunto, no. Non Renato, ma una donna in una vasca da bagno con i petali di rosa ci sta. Renato no. No, Renato, hai fatto bene a litigare. Hai fatto bene a litigare. Sei stato apprezzato ancora di più da Chiambretti, che dopo tanti anni, Chiambretti, per te c'è. Auguri, Renatino, auguri. Ah, quanti ricordi che ci legano, periodo storico meraviglioso. Per me tu sei come un fratello, no, un padre, poco, un nonno. Ma no, tu non hai età, tu sei un Highlander, potresti avere 6 anni e dimostrarne 2. Complimenti, e poi noi dobbiamo esserti grati, perché hai inventato il blu balestra, che va bene su tutto, pure sulle corna. Viva! Viva Renato! Ciao e auguri! Devo dire che Piero non si smentisce mai. Mai, 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 mai. Ciao Piero! E invece un'icona di stile oggi, fammi un nome, anche 2 se vuoi. Della televisione? Sì, della televisione. Della televisione. Sì, dai. A me piace Milly Carlucci, per esempio, anche perché l'ho vestita varie volte per occasioni importanti. Sempre elegante, sempre molto chic, sempre controllata, non sbaglia mai, per cui io la trovo molto, molto, molto elegante. Molto elegante. E poi... Dei social? Tu segui social? Sì. Che? Dei social, Instagram, Facebook. Ma le Instagram mi piacciono un po' meno. Influencer, cioè, adesso c'è la, la Ferragne. La Ferragne. Cosa pensi che, della Ferragne? Sì, solo fa degli errori, per esempio. No. Beh, la cosa del mercato mi è rimasta ancora qua, per esempio. Cosa? Per il compleanno del mercato. Ah, il compleanno quello, all'interno del mercato. Vedi che cos'è? L'eleganza non è soltanto questione di stile, di come si veste, ma anche come si comporta, come vive, come parla, come si muove, le cose che fa. Renato. No, ma ce n'è un'altra ancora che vorrei mostrare. Per una ragazza molto bella che cominciava qualche anno fa a fare televisione e che io chiamavo la mia Audrey Hepburn. Brava! Brava! Brava, eri bravissima già quella volta, adesso poi insomma. E poi sei sempre elegante, devo dire la verità, sempre elegante. Io oggi però ho impiegato molto a scegliere la mise per non sbagliare, ho messo anche un tacco un po' più basso, ma solo per te Renato, eh. Però i fiocchi vanno ancora. I fiocchi vanno ancora. E a proposito di fiocchi, di televisione, di chic, ti faccio vedere una delle tue primissime apparizioni TV. Il programma era Rose Chic. Sono Renato Balestra. Sarò con voi da oggi ogni sabato per qualche minuto. Qualcuno lo saprà, sono un creatore di moda. Però non parleremo di moda, non parleremo di modelli, non parleremo di vestiti. Parleremo di qualche cosa che in un certo senso fa parte del mio lavoro. Parleremo di qualche cosa che ci segue dalla nascita, che mi intriga molto, mi interessa molto, qualche cosa che influenza le nostre emozioni, i nostri sentimenti, i nostri amori, forse la nostra arte. Parleremo del colore. E che cosa ci viene in mente immediatamente pensando a rosa? Ci vengono in mente le piccole gioie, il rosa è il colore dell'infanzia, il colore dell'adolescenza, delle gote delle fanciulle, è il colore delle piccole tranquillità, il colore dei sogni. Dei sogni più piacevoli. Caro Renato, quante ne passe! E ad un certo punto della tua vita c'è stato una cosa che poteva cambiarla per sempre. Se ti riferisci all'incidente con l'autobus, sì, ancora adesso mi emoziona un po', perché io uscivo da un ristorante e stavo con un piede sul marciapiede e con un piede fuori dal marciapiede. È arrivato questo autobus e stavo aprendo la porta della macchina per entrare. Questo autobus, che poi si è scoperto che il conducente parlava al telefonino,
e è arrivato contro e ha sbattuto, questa sbattendomi così, ma hanno fatto di tutto, sono arrivati i pompieri, sono arrivati la Croce Rossa, eccetera. Per fortuna non è successo niente. Quindi scusami, tu eri in macchina? Io stavo entrando in macchina ed ero con un piede sul marciapiede e un piede fuori dal marciapiede, stavo entrando con la portiera aperta. Questo autobus sbattuto contro la portiera. Naturalmente. Quindi non ti ha visto proprio l'autobus? Se non mi ha visto era cieco perché stavo là. Non si sa bene cosa è successo. Qualcuno ha detto che stava al telefonino per cui non ha visto, sì. Ma io stavo dentro la riga bianca che c'è per terra, per cui non era veramente colpa mia. Però è andato tutto bene, per cui sono qua a raccontarvi la mia storia. Ancora? Aia! Come mai sono spartito? Questo lo so, questo lo so. Perché l'amore della mia vita era la musica. E io volevo, ho raccontato prima che ho cominciato a studiare pianoforte tanto, tanto prima. Ma chi è che ti ha trasmesso questa passione? Prego? Chi è che è stato a trasmetterti? Ma è stata forse mia madre a darmi questo. Mamma mia. Cosa mamma mia? Di te bambino? Io bambino. E mia madre, perché mia madre suonava anche lei, e io mi ricordo che a casa mia c'erano tanti libretti d'opera e vagamente, proprio bambino, non sapevo leggere, ma prendevo questi libretti, li aprivo e facevo finta di cantare quello che c'era scritto dentro. Ma c'erano solo le parole, non era la musica, poi mi inventavo le musiche. Allora mia madre ha detto facciamolo studiare e così ho cominciato a studiare. E poi hai dovuto lasciare, mi raccontate, questo braccio di ferro con mio padre, con l'ingegneria, poi è entrata la moda. Ma ancora adesso amo tanto la moda perché io... ho trovato un approccio con la musica, perché qualche anno che faccio anche costumi per il teatro d'opera. Ho fatto Cavaliere della Rosa. Ma dove trovi tutte le energie? Cosa ti prendi per essere così in forma? Renato Balestra, diccelo. Niente. A 35 anni ti sposi? Mi sposo, ho due figlie. Lo so, perché scusa, a Festa Italiana tu sei venuto con tua figlia. Ah sì? Ma sì. Sai, un po' inflazionata, eccole. Cosa è inflazionato? Interviste, cose, ci sono state parecchie nella mia vita, qualcuno appunto non me le ricordo. E te la faccio ricordare così. Sì, ma questa è infatti al lavoro. Federica, l'abbiamo qui, perché non chiedere a lei che papà è stato Renato? Ma io devo dire che lui era sempre in giro per il mondo, viaggiava tantissimo. Molte volte mi portava con lui in vacanza e devo dire che io l'ho sempre chiamato l'uomo bionico. Nel senso che una vitalità, un'energia incredibile. E quando viaggiavo con lui arrancavo sempre dietro. Alla fine della giornata ero distrutta. Da un cantante, il primo difetto di tuo padre, qual è? Senza pensarci. Il primo difetto è l'egocentrismo, forse. Il pregio? Se e la volontà. Vabbè, dai, ti è andata bene, eh? È andata bene. È andata bene. E lavorano entrambe con te. Sì. Nessuna delle due purtroppo ha preso la vena creativa. Perché una si occupa più di pubbliche relazioni, l'altra più di amministrazione, che non è male. Però sono molto brave, per cui vanno bene, insomma. Anzi, una proprio partirà adesso per l'Arabia Saudita, perché stiamo facendo una cosa abbastanza interessante. Ma no, non è ancora, cioè non ho ancora l'autorizzazione a parlarne, perché... Per contratto. Magari torni con tutte e tre, cioè tornate con tutti, cioè tu con loro due, quindi tutti e tre, è chiaro, dopo, no, scusate, no, non so se mi sono... No, questo dopo, loro... ogni volta che sbaglio qualcosa. Aia! Hai capito, Renato Balestra, caro Renato Balestra.